Che bella. Ecco. Questa è la bellezza della natura. Guardate quante farfalle. Bellissime. Le farfalle sono un bioindicatore di pulizia dell'aria. Vuol dire che qua insetticida tipo il famigerato Phenoxycard, oppure meglio conosciuto come Insegar, che impediscono la metamorfosi delle farfalle per poter avere mele che non facciano dentro il baco. Però quei prodotti, quei pesticidi, spesso proibiti, ma poi vengono comunque usati, distruggono completamente la biodiversità. In Veneto, ci sono solo zanzare, non ci sono più farfalle, perché sono state completamente distrutte da questi antiparassitari, da questi insetticida. Noi cerchiamo di salvaguardare il nostro ambiente naturale. Magari ci mangiamo le mele bacate, però stiamo più tranquilli, perché non sappiamo nemmeno quali effetti poi sulla nostra salute questi pesticidi possano fare. Questo nessuno ce lo dice, non c'è stata mai una commissione che si sia insediata, che abbia fatto uno studio scientifico serio. Gli studi li hanno fatti le case che producono questi veleni, approfittando dei gusti malsani nostri, cioè di avere prodotti sempre lucidi, sempre belli, sani, apparentemente sani, ma malati dentro. Moriamo di tumori in continuazione, di malattie anche rare, stranissime, e senza sapere perché. La nostra vita possiamo deciderla noi, e vedere tutte queste farfalle qui è una gioia immensa, e devo ringraziare un mio amico, diventato amico, è del nord, si chiama Fossati, Renato Fossati, che mi ha, come dire, e mi ha introdotto nel magico mondo delle farfalle. Anche noi, quando troviamo dei bruchi in giro che vogliamo portare qui, in questo piccolo Eden, noi alleviamo questi bruchi e poi li liberiamo, perché non si possono tenere le farfalle in una gabbia, nemmeno in un farfallario chiuso. Le farfalle devono poter volare nel loro ambiente dove sono nate. Le farfalle che sono nate qui resteranno sempre qui, non se ne andranno mai. Questo è il loro territorio, questo è il loro paradiso, questo è il loro habitat. Ecco, chiudiamo con un'immagine bellissima, stupenda. Vedete? Sono state fino all'altro giorno, a nutrirsi nella piante della valeriana, e oggi hanno preso di mira perché la valeriana è sfiorita, la lavanda è l'isopo che avete visto prima lì. Questo è una comunità di accoglienza, anche delle farfalle.